Allora, buonasera Roberto Martini, candidato sindaco del Centrodestra Unito a San Giovanni. La prima domanda è una domanda banale e scontata: per quale motivo ha deciso di fare questo passo? Allora, innanzitutto per San Giovanni, un paese che di fatto mi ha adottato e nel quale mi trovo benissimo, ci sono trasferito dove ero preside prima. Siccome ritengo sia una perla in mezzo al Valdarno, in mezzo ad altre perle del Valdarno, sia una perla che si sta un pochino perdendo, credo che sia giunto il momento di cambiare e quindi di farla ritornare allo splendore che c'aveva prima. Martini, San Giovanni è storicamente una città di sinistra, voi come pensate di sfondare? Allora, vorrei fare una battuta con un voto in più degli altri, però pensiamo di sfondare con due elementi. Primo, la serietà del lavoro svolto e quindi, diciamo così, la bontà di un progetto, la serietà del lavoro e poi soprattutto promettendo quello, almeno questo è il mio carattere, quello che è possibile mantenere davanti. Cioè l'idea è quella di far sì che a San Giovanni si possa ritornare, io non dico allo splendore antico perché è comunque una città splendida, ma perlomeno la città possa pienamente risollevarsi. E poi lavorando molto sodo fra la gente, girando dappertutto in maniera da far conoscere a fondo le nostre proposte. Volevo infatti chiedere come ultima cosa come si svilupperà la campagna elettorale. Allora, la campagna elettorale si dovrebbe sviluppare in questo modo, innanzitutto con un contatto, con il porta a porta fondamentalmente, poi magari con dei punti anche di ascolto e di informazione posti non solo in centro, cioè non solo il gazebo centrale, ma anche, io sto pensando per esempio alla zona dell'Oltrarno, in realtà è quella più popolosa, è quella forse un pochino più dimenticata, la zona del Bani, ma anche la zona delle Fornaci, Ponte alle Forche, la zona del Porcellino, ci sono tante zone, ma la stessa Vacchereccia, anche se è piccola, li batteremo uno per uno, batteremo i punti uno per uno. Allora, io spero di vincere il primo turno, sinceramente, se vi sarà ballottaggio penso con il PD, con la Vadi insomma.